Olivari. Allora, l'arrivo della Coppa Sila, ipercontento con qualche piccolo problema all'ultima curva, giusto? Questa è una gara che ce l'ho nel cuore da sempre, l'ho avuta nel cuore, una gara un po' particolare, non è facile questa gara. Oggi ce l'ho messa tutta nonostante la strada bagnata, sono partito con gli slicchi, mi piaceva guidare, mi ha dato una soddisfazione enorme questa macchina, secondo le condizioni stradali che c'erano, quello che abbiamo incontrato io come gli altri. Purtroppo prima dell'arrivo, la penultima curva dell'arrivo, si è girata perché c'era bagnato per terra, quindi se vi faccio vedere chi non ci crede i risultati. Vabbè, poi ci sarà il video. Ci sarà il video, poi l'ho rimesso in moto, ripartito, comunque mi sono divertito, ragazzi, gli do un bacio di quello che mi dà sta macchina. Allora, ritmo 130, Coppa Sila, il massimo che... Per me è il massimo che si può avere, a prescindere tutti i risultati, come sono andati, non lo so. Perché ho perso tanto, perché è andato sul sentiero. Poi ho fatto retromarcia, pensavo di averla distrutta, poi ho rimesso in moto e sono ripartito. Grazie Salvatore. Grazie a tutti. Gruppo Produzione Evo Classe 2000, terzo classificato sulla splendida Fiat Ritmo 130 Lambert della scuderia Piloti per Passione, Salvatore Lipari. C'è. Ecco Salvatore Lipari, su Golf GT, sempre dal Cosenza Corse, secondo classificato Vincenzino Lo Scavo. Su Honda Type R del Cosenza Corse, il veterano ormai della Sila, Daniele Longo. Daniele, sali sul podio così facciamo la foto. Grazie ragazzi. Daniele, non scappare, fermo.